Salvo, rientra in casa. Con tutta questa neve è pericoloso stare lì fuori. Mamma, chiudiamo tutto, così la casa sarà più resistente in caso di valanghe. Attento, Salvo, una valanga! Guarda, mamma, possiamo raggiungere facilmente quel masso e ripararci lì. Sono proprio contento di questa gita in montagna, mamma. Salvo, attento, c'è una frana. Corri dentro la baita. Mamma, questo è un muro portante. Ripariamoci qui. Sembra tutto tranquillo. Proviamo a uscire e aspettiamo i soccorsi. Va bene, siamo però lontani dal punto della frana. Potrebbe cadere ancora qualcosa. Salvo, forse non ho scelto il momento migliore per partire. In effetti, c'è parecchio traffico. Sono partiti tutti adesso. Dai, Salvo, andiamo. Solo un attimo, mamma. Voglio dare un'occhiata alle previsioni meteo e del traffico. Ok, ci sono. Carico nel bagagliaio le catene e tutto quello che può servire alla nonna in caso trovassimo coda. Salvo, ha piovuto moltissimo in questi giorni. Il Po ha inondato la città. Saliamo al primo piano e aspettiamo i soccorsi. Là l'acqua non ci raggiungerà. Per fortuna l'alluvione adesso è passata. Adesso però dobbiamo disinfettare tutto quello che è stato a contatto con l'acqua di inondazione. Oh, che paura, Salvo, qui trema tutto. Non preoccuparti, mamma, so io cosa fare. Vieni, ripariamoci sotto al tavolo. È meglio procurarsi la radio, un estintore, la cassetta del pronto soccorso e la torcia elettrica. Tu sai dove sono, Salvo? Certo che lo so, vado subito a prenderli. Salvo, Salvo, è andata via la luce, non vedo niente. Niente paura, mamma, ho la mia torcia. Ora vengo a farti luce. Facciamo attenzione a non accendere candele o lampade a gas o a petrolio. Le fiamme libere sono pericolose durante un blackout. Possono scatenare un incendio. Oh, guarda, Salvo, è tornata la corrente. Si è riaccesa anche la TV. Forse è meglio spegnere la TV e qualche luce, mamma, altrimenti sovraccarichiamo la linea elettrica. Che caldo pazzesco! Mamma, mi dai ancora dell'acqua, per favore? In effetti il sole è bollente. Mangia anche della frutta, Salvo. Grazie! Adesso vado a vedere come sta la nonna. Poverina, con questo caldo. Bevo ancora un po' d'acqua e poi vado a farmi una doccia ghiacciata. Certo che quest'anno il caldo estivo si fa proprio sentire. E poi non piove da così tanti giorni. Infatti ho sentito il telegiornale e la Protezione Civile ha detto di usare l'acqua solo il minimo indispensabile. Allora, Salvo, cominciamo a controllare che l'impianto idrico non abbia perdite. Sì, e poi cerchiamo di risparmiare più acqua possibile. Mi raccomando, mamma, accendi la lavastoviglie e la lavatrice solo se sono piene e solo la sera. Ah, mamma! Fai bollire l'acqua che prendi dal rubinetto, è meglio sterilizzarla. Salvo, c'è un incendio, aiuto! Dobbiamo chiamare subito i vigili del fuoco. Io però la sigaretta l'avevo spenta e l'avevo buttata nel cestino. Meno male, mamma, anch'io ho buttato i rifiuti del picnic nel cestino. La mia lampada a gas ha preso fuoco. Salvo, sdraiati a terra. Mamma, bagna degli stracci e cerchiamo di non far entrare il fumo in questa stanza. Io chiamo i vigili del fuoco. Che puzza terribile e che fumo denso. Deve essere successo qualcosa alla fabbrica laggiù. Meglio che rimanga chiuso in casa. Mamma, accendi la TV o la radio.
Dobbiamo cercare notizie sull'incidente industriale. Dicono che l'allarme è cessato. Aiutami ad aprire tutte le finestre, così cambiamo l'aria. Va bene, mamma. Però teniamo la radio accesa, così sentiamo cosa succede e che indicazioni danno. Salvo, non mi sembri per niente in forma. In effetti, mamma, credo di avere la febbre alta. Nella mia scuola c'è un'epidemia di influenza e non ho fatto il vaccino. Oh, povero Salvo. Chiamo subito il medico e vediamo cosa ci consiglia. Grazie, mamma. Guarda che ho starnutito mentre parlavo al telefono, quindi è meglio se lo disinfetti. Salvo, stiamo vivendo un periodo in cui il rischio di attentati di natura terroristica è maggiore rispetto a prima. Dobbiamo informarci sui comportamenti da adottare in caso un avvenimento del genere si verificasse. Mamma, innanzitutto non devi farti prendere dal panico. Ricordati che in caso di attentati, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il 118 intervengono immediatamente e ci soccorrono. La cosa migliore da fare è affidarsi a loro. Facciamoci dare dei consigli dal nostro medico o dall'ASL.